Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Odor TV, puntata tutta dedicata alla motonautica. Siamo a Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria, per la quarta prova del campionato italiano moto d'acqua. Momento del briefing per le ultime categorie. Alberto Monti, uno dei grandi piloti delle moto d'acqua. Tutto è pronto per questa parte finale della stagione 2016 delle moto d'acqua. La stagione è iniziata a Eraclea in Veneto, poi a Golfo Aranci in Sardegna, Ancona, terza prova, chiusura metà settembre alla Dispoli sul Tirreno Laziale, dopo la quarta prova qui a Scalea. Quindi 5 le gare della stagione 2016, 2 nell'Adriatico, 2 nel Tirreno e 1 in Sardegna, equamente divise, 100 piloti iscritti, 10 le categorie al via, divise nelle varie motorizzazioni e le moto. Questa che vedete è la ski, la moto che si guida in piedi, la moto stand up, e qui parliamo della F1. Nella prima parte abbiamo parlato della F2 e della F3, la differenza è chiaramente in base alla motorizzazione. La F1 sono proprio dei prototipi, sono ammesse modifiche ai motori, alle turbine e alla compressione, deve essere rispettato chiaramente il peso e la cilindrata delle moto. Qui la situazione vede al comando, lo vedete con la sua moto verde, con il numero 301, è sempre lui, Alberto Monti, l'eterno ragazzino, sempre lui, sempre che comanda, qui si toglie il casco ed è il leader in gara 1. Tutto è pronto, Enrico Siri sulla sinistra, il direttore appunto responsabile per la federazione delle moto d'acqua. Alberto Monti vince gara 1 davanti al numero 18 Nicola Piscaglia, Ugo Guidi, Andrea Guidi e Matteo Frolla e Giuseppe Casarola. Questo per quanto riguarda appunto la F1 nella ski. Runabout F1 cambia la moto, chiaramente dalla moto biposto siamo passati alla moto che si guida da seduti, la moto biposto, la moto più diffusa, la boa rossa. Per chi non ha le cognizioni, il percorso è a slalom, vedete, boa rossa virata a sinistra, boa bianca virata a destra, la moto biposto, questa è la moto più diffusa, usata dai corpi militari, dai tanti noleggi balneari come mezzo di salvamento, appunto anche come mezzo di locazione per chi vive il mare. Un campionato moto d'acqua che ormai ha più di 20 anni e tanti piloti sono dei terni giovani, infatti non mi stufo di raccontare la storia di Alberto Monti, Benny Benaglia, che conosciamo e che sono da sempre protagonisti di queste gare, come il Bruno Secchiaroli, che qui vediamo con il numero 65 in terza posizione, vince Giorgio Viscione con il numero 56, Manuel Reggiani è secondo, Secchiaroli da Rimini è terzo, poi Greco ha avuto un problema con l'articolo 12, ha stato un salto in partenza, quindi è dovuto ripartire, e poi Yuri Tiozzo, Fabrizio Peppe e Gianluca Musetto. Questo per quanto riguarda gara 1. Questo che vediamo invece è l'Endurance, gara 2. Avete visto la partenza, l'Endurance è proprio tipo la formula, diciamo, delle moto, si parte da Lanciati, proprio come le moto, come le 24 ore Endurance di Le Mans, si parte dalla spiaggia di corsa, la moto è pronta e poi si parte. Gare a tempo, quindi gare a tempo cosa vuol dire? Che dura la durata della gara, 45 minuti abbiamo visto nella prima parte gara 1, questa è gara 2, quindi 90 minuti di gara, gare lunghe, chiaramente non è un percorso a slalom, come abbiamo visto delle ski e della runabout, e qui il dominatore è il bergamasco Michele Cadei. Cadei ha già vinto gara 1, vincerà nettamente anche gara 2 e con questo risultato porta a casa già il titolo italiano. Complimenti per lui, Cadei appassionato anche di flyboard, un'altra grande disciplina, ne parleremo nelle prossime puntate di questa nuova disciplina che è entrata fra le anime della Federazione Italiana Motonautica. Cadei, eccolo qui col numero 5 che arriva davanti a Richard Ingarra, poi Tiozzo. Questo per quanto riguarda la categoria Endurance. Nei veterani la vittoria è data a Richard Ingarra, portacolori dell'Olimpia Monteprocida di Napoli, perché qui la categoria dei veterans, chi ha più di 45 anni, ha proprio una categoria tutta dedicata per lui. Quindi Cadei, campione italiano, come abbiamo visto già altre categorie hanno già stabilito il vincitore, nella Runabout F2 Giuseppe Greco, nella F3 Michele Colasanti, nella Ski F2 Andrea Guidi e anche Michele Cadei è il campione italiano, quindi ininfluente sarà l'ultima tappa del campionato italiano alla Dispoli a metà settembre. Ed ora la F1, ma seconda manche, e qui la musica
chiaramente non cambia. Al comando sempre lui, questo è il numero che abbiamo visto Andrea Guidi in quinta posizione, ha tagliato il percorso, è stato penalizzato, era uno dei primi, poi purtroppo è intervenuta la giuria perché al comando, lo vedete col numero 301, ha avuto un lapsus, la moto è verde, ma è sempre Alberto Monti, inseguito dal numero 18 Nicola Piscaglia, con il numero 19 Daniele Piscaglia, padre e figlio, protagonisti, ormai i nomi sono sempre loro, ricorrono perché chiaramente si divertono a gareggiare in varie categorie, in varie discipline. Poi Ugo Guidi quarto, Andrea Guidi quinto, poi Gianfranco Olivieri, Matteo Frollà, Daniele Serventi. Quindi sommando i punti in gara 1 e in gara 2, la vittoria va ad Alberto Monti, Piscaglia secondo, Ugo Guidi in terza posizione. Nella Ski F1 decisiva sarà l'ultima gara di la Display. Ed ora passiamo al freestyle. Al freestyle sono due le categorie, vedete ogni atleta ha due minuti di tempo per compiere il massimo numero delle evoluzioni. Nella freestyle 800 la vittoria è andata a Gianluca Delli Roscioli, che ha fatto meglio di Antonio Pontecorvo perché hanno vinto una manche per uno, però ha più valore la seconda manche. Delli Roscioli, Gianluca, Pontecorvo secondo Antonio, poi Massimiliano Marzoli, Sandro Bardelli e Joseph Bullo, questo per quanto riguarda la 800. Questo inquadrato è invece Roberto Mariani, sicuramente uno dei più bravi, uno dei più completi, sicuramente un grande atleta, ha riuscito a portare questa gara qui a Scalea, c'è molto di suo, vi ricordo organizzata questa da il Club Nautico Lo Scol di Antonio e Damiano Passalacqua, quindi ma c'è di molto perché Roberto Mariani va in vacanza in questo posto ed è riuscito a portare questa gara. Complimenti a lui, avete visto le sue splendide evoluzioni, avete visto per ben 5 volte l'evoluzione più spettacolare, il salto in alto, il touch nose, la candela, avete visto anche il 360, tutte evoluzioni. Roberto Mariani vince davanti a Sabato Pontecorvo, Yuri Piozzo è terzo, Joseph Bullo in quarta posizione. E dopo il freestyle, l'ultima manche decisiva della gara 2 per quanto riguarda la runabout. 16 giri da percorrere, qui si conferma il migliore Giuseppe Greco, perché Giuseppe Greco in questa categoria la vittoria è andata a Giorgio Viscione. Giuseppe Greco ha vinto gara 2, lo vedremo al traguardo davanti a Giorgio Viscione e Bruno Secchiaroli. Manuel Reggiani arriverà in quarta posizione, ha saltato una boa e poi Yuri Tiozzo, ma sommando i punti ottenuti in gara 1 e gara 2 la vittoria va a Giorgio Viscione con 45, con Giuseppe Greco con 38 punti è secondo e Manuel Reggiani in terza posizione, quarto Bruno Secchiaroli, ma con questo risultato, pur arrivando solo secondo, è matematicamente campione italiano 2016 e quindi bissa il risultato ottenuto in gara 2. Vi ricordo Giuseppe Greco è del 69, un atleta di Bologna, corre per il Motorsport Aquabyte Racing Team, non è un ragazzino, questo è Michele Cadei bergamasco, premiato per la sua categoria all'Endurance. Quindi dopo Scalea, 4 pole del campionato italiano 2016, ha segnati 5 titoli su 10 disponibili, quindi decisiva sarà l'ultima gara di la Display in calendario a metà settembre, ultima prova della stagione 2016. Noi saremo presenti per documentarvi questa meravigliosa disciplina. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport Adore TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. In questa puntata abbiamo parlato di motonautica. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Se volete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito che è sportador.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Ciao e arrivederci alla prossima occasione. Da Floriano Moboni.